20 anni dopo la sua famigerata sconfitta contro Ali, Foreman ha compiuto l'impensabile. A 45 anni, Big George ha riconquistato il suo titolo, sconvolgendo il mondo e lasciando pochi dubbi sul suo status di uno dei più grandi pugili della storia. La grandezza di questo risultato non può essere sottovalutata. Foreman ha compiuto forse la più grande impresa nella storia del pugilato, sfidando le convenzioni e mettendo in imbarazzo numerosi autorevoli giornalisti sportivi. Il modo in cui Foreman è riuscito in questa impresa e il percorso che lo ha riportato al trionfo sono entrambi straordinari. La prima parte della carriera di Foreman era stata piena di vittorie apparentemente facili, finché le cose non sono cambiate drasticamente. Ma è stato proprio il difficile cammino che Foreman ha percorso, quello che è passato dal trionfo alla sconfitta e al fallimento, che ha dato all'ex campione la forza e l'esperienza necessarie per compiere l'impossibile. Il Foreman che ha riconquistato il suo titolo era un uomo completamente diverso da quello che l'aveva perso 20 anni prima. Per capire come Foreman abbia riconquistato il titolo a 45 anni, dobbiamo prima esaminare come Foreman combatteva quando era un giovane pugile emergente, nel suo apice. Dopo aver vinto le Olimpiadi, Foreman è arrivato sulla scena del pugilato professionistico come una bomba atomica. Ha distrutto quasi chiunque abbia avuto la sfortuna di condividere il ring con lui, di solito entro i primi round. Faceva questo utilizzando la sua naturale stazza e forza fisica per esercitare una pressione implacabile. Curiosamente, metà della pressione era puramente difensiva. Sebbene fosse ingiustamente conosciuto come un combattente grezzo che usava semplicemente la potenza per sopraffare i suoi avversari, Foreman era invece un pugile incredibilmente intelligente, che utilizzava una serie di tecniche difensive della vecchia scuola per controllare il ring. Principalmente, Foreman utilizzava la difesa a leve per rimanere al sicuro e disturbare l'equilibrio del suo avversario. In queste immagini vediamo come Foreman ha utilizzato il blocco a leve estendendo il suo braccio per intercettare il pugno del suo avversario. Qui ne vediamo una variante dove Foreman blocca il pugno del suo avversario ancor prima che questi abbia una possibilità di lanciarlo. Foreman utilizzava queste vecchie tecniche per impedire i movimenti del suo avversario, mentre le sue braccia estese spingevano e squilibravano il suo avversario. Sono state queste tattiche poco eleganti che hanno portato Ali a soprannominare in modo malizioso Foreman come la mummia. Sebbene queste tecniche di guardia lunga lasciassero Foreman più scoperto rispetto a quanto sarebbe stato usando una guardia più tradizionale, Big George riusciva a rimanere al sicuro grazie alla sua sorprendente agilità per la sua stazza. Quando i suoi avversari cercavano di lanciare ampi ganci attorno alle sue braccia estese, Foreman si scansava o schivava abilmente prima di riprendere la sua costante avanzata. Questo stile, fatto di una pressione implacabile ma rischiosa, era perfettamente in linea con l'immagine che Foreman voleva proiettare al mondo e di cosa pensava di se stesso. Influenzato in parte dalla sua infanzia difficile e ancor di più dal suo mentore e compagno d'allenamento, l'ex campione Sonny Liston, Foreman ha coltivato con cura la personalità di un guerriero invincibile, crudele, indifferente e per lo più inarrestabile. Mentre Foreman saliva al vertice della divisione dei pesi massimi, acquisiva sempre maggiori abilità, aggiungendo al suo arsenale nuove tecniche per controllare i suoi avversari a distanza ravvicinata e posizionarli dove voleva. La maggior parte di queste tecniche gli sono state insegnate da Archie Moore, il leggendario pugile che, anche grazie alla sua guardia, collezionò 132 KO in carriera. Queste abilità hanno senza dubbio aiutato Foreman a sconfiggere Joe Frazier e a conquistare il titolo dei pesi massimi. Un altro fattore che ha contribuito alla rapida vittoria su Frazier è stata una tattica che Foreman aveva utilizzato fin dall'inizio della sua carriera. Foreman era molto abile nell'impostare i suoi pugni potenti partendo dal jab. Vediamo come Foreman sfrutti la preferenza di Frazier a chinarsi sotto il suo jab, seguendo immediatamente con un montante. In questo modo Foreman sfruttava la prevedibilità del movimento della testa del suo avversario a suo vantaggio. La guardia aperta di Foreman significava anche che i suoi pugni erano particolarmente difficili da prevedere ed aveva la tendenza ad iniziare molti dei suoi colpi allo stesso modo, per poi cambiare la loro traiettoria a metà del movimento. Quello che sembrava un gancio poteva in realtà essere un montante, o un colpo al corpo poteva deviare verso l'alto per colpire l'avversario al mento. Queste finte direzionali erano però qualcosa che non sembrava preoccupare Ali. Infatti, anche dopo che Foreman mise fuori combattimento Ken Norton in soli due round, un uomo con il quale Ali aveva avuto grandi difficoltà, Muhammad era comunque pronto e desideroso di combattere contro Foreman. E Big George, naturalmente, non era impensierito da quell'ex campione chiacchierone che non aveva certo la sua stazza né la sua potenza. La Rumble in the Jungle sarebbe diventata uno dei momenti più
iconici nella storia dello sport. Ali usò la sua velocità per lanciare i fendenti proprio attraverso quella guardia aperta di Foreman e poi lo attirò a sé contro le corde per stancarlo. La tecnica di Foreman si era basata nel prosciugare la forza dei suoi precedenti avversari, punendoli ogni volta che lanciavano un pugno, facendogli perdere l'equilibrio. Ma quella notte Foreman si scontrava contro qualcuno che non solo usava tecniche simili, ma lo faceva addirittura meglio. Spronato sia dalle continue provocazioni di Ali che dal suo angolo, Foreman ha messo in gioco tutto ciò che aveva contro Muhammad, fino a quando non ha retto più. Big George era così stanco che si domandava se fosse stato drogato prima del combattimento. Ma, malgrado tutto, Foreman restava convinto che bastasse un solo pugno per zittire Ali una volta per tutte. Si sbagliava e Ali aspettò che Foreman fosse esausto per mandarla al tappeto. Con un solo pugno, Foreman perse tutto ciò per cui aveva lavorato tutta la vita. Così, quella notte, per la prima volta, Foreman ha iniziato a dubitare di se stesso e dell'immagine che aveva coltivato di sé, e proprio questo è probabilmente stato l'inizio del periodo di riflessione di Foreman, al quale reagì ribellandosi. Così tentò di dimostrare che era ancora il guerriero implacabile che era sempre stato, organizzando uno spettacolo nel quale affrontò 5 pugili in una sola notte. La sua speranza era quella di riaffermare la sua immagine di mostro inarrestabile, costringendo Ali a dargli una rivincita. Foreman ha vinto tutti quegli incontri, la maggior parte per KO, ma ciò che non aveva previsto era che il pubblico aveva perso il rispetto per lui. Piuttosto che vedere Foreman come un valoroso guerriero che combatte contro probabilità impossibili, la folla invece tifava per gli sfidanti di Foreman, vedendoli come uomini coraggiosi che si confrontavano con un gigante crudele. Così, sebbene Foreman ne uscì vincitore, quella notte ha ottenuto l'effetto opposto a quello che sperava. Il pubblico ha invece apprezzato molto il successivo incontro, quel folle combattimento contro Ron Lyle, nel quale Big George ha dimostrato che aveva ciò che serviva per superare ogni avversità. Foreman si è rimesso in piedi dopo essere stato messo al tappeto più volte, affrontando faccia a faccia un uomo altrettanto agguerrito e potente. Si vede che Big George in quel momento avrebbe preferito morire piuttosto che perdere di nuovo, e anche se quella vittoria gli è costata cara, alla fine ha prevalso. Negli incontri successivi, Foreman ha messo al tappeto in modo convincente avversario dopo avversario. Sembrava proprio che Ali sarebbe stato costretto a combattere nuovamente contro Big George. Questo fino alla notte che ha cambiato tutto, la notte in cui Foreman ha combattuto contro Jimmy Young. All'inizio del combattimento Foreman non è riuscito a sfruttare un potenziale vantaggio, perché i promotori del match avevano chiesto a George di far durare i suoi combattimenti più a lungo dei precedenti. Ma quando Foreman si è finalmente deciso a chiudere l'incontro, non è più stato in grado di farlo. Per certi versi, un po' come Ali, Young ha spezzato il ritmo di Foreman, lavorando con un jab rapido e lo ha spesso bloccato prima che potesse sparare i suoi colpi più pericolosi. Ma Jimmy Young ha fatto ciò in modo diverso rispetto ad Ali, affondando profondamente con l'underhook per soffocare i pugni di Foreman. Nel round finale, Young ha letteralmente cambiato il destino di Foreman colpendolo con un destro mentre era in equilibrio precario, costringendolo a mettersi in ginocchio e segnando un knockdown prima dello scadere del tempo. I giudici furono unanimi nell'assegnare la vittoria a Young, sancendo una sconfitta che ha cambiato George Foreman per sempre. E questa volta Foreman non ha cercato di ristabilire la sua reputazione. Al contrario, fu trasformato da quanto accaduto sul ring con Jimmy Young. Foreman avrebbe poi confessato che aveva avuto una esperienza religiosa dopo quel combattimento, che si era sentito vicino alla morte e aveva realizzato la fragilità della vita. Foreman dovette riflettere su ciò che veramente contava per lui e la prima decisione che prese fu quella di smettere immediatamente di boxare per diventare un predicatore, un pastore della Chiesa del Signore Gesù Cristo. Dopo aver visto l'impatto che suo fratello Roy stava avendo nell'insegnare il pugilato ai ragazzi del quartiere, Foreman aprì un centro giovanile per aiutare a tenere lontano dai guai i ragazzi svantaggiati. Per un decennio investì tutto il suo tempo ed il suo denaro in questa iniziativa, finché tutti i soldi che aveva guadagnato con la box terminarono e George non aveva più i fondi necessari per continuare ad aiutare la sua comunità. Principalmente per questa ragione, Foreman prese la decisione di tornare al pugilato, esattamente 10 anni dopo aver perso il suo titolo contro Ali, e lo fece giurando a se stesso ed al mondo che sarebbe diventato nuovamente campione del mondo dei pesi massimi. Ovviamente ben pochi lo presero sul serio, ed effettivamente non sarebbe stato possibile se Foreman non avesse acquisito la saggezza e la maturità per valutare realisticamente le sue rimanenti forze e riconoscere le sue attuali debolezze.
Riportando in palestra il vecchio Archie Moore, Foreman ne divenne un eccellente allievo, imparando a padroneggiare la caratteristica guardia incrociata della vecchia mangusta del Mississippi. La guardia leve usata in precedenze da Foreman abbiamo visto lasciava delle aperture che Ali e altri pugili veloci potevano sfruttare. La nuova guardia incrociata di Foreman ha eliminato queste aperture laterali, pur lasciando spiragli laterali su un lato al mento e sull'altro al fianco. Qui vediamo come lo stesso Foreman approfitti immediatamente di questo fatto quando è il suo avversario ad utilizzare una guardia incrociata, colpendolo con un colpo al fegato. In questa sua seconda incarnazione, Foreman mostrava molta clemenza per i suoi avversari, magari chiedendo agli arbitri di fermare il combattimento piuttosto che massacrare lo sventurato come avrebbe fatto in passato. Ma a volte dava ai suoi avversari un piccolo assaggio dell'esperienza di quasi morte che aveva avuto dopo il suo incontro con Young. Poco per volta, Foreman aveva accumulato abbastanza vittorie per sfidare il campione in carica, Evander Holyfield. Molti vedevano questo confronto quasi come una burla, l'ultimo respiro di un vecchio moribondo. Ma Foreman ha risposto a tutte le critiche con lo stesso spirito che aveva coltivato durante gli anni da predicatore e determinato a far parlare i suoi pugni la notte del match. E così è stato. I pugni di Foreman parlavano ancora forte e chiaro. I primi round sono stati sorprendenti, con Foreman che evitava i jab di Holyfield e rispondeva efficacemente con i suoi. I tentativi di Holyfield di affondare senza preparare adeguatamente i suoi colpi hanno reso più facili i contrattacchi di Big George. Ma nel terzo round è stato lo stesso Foreman ad abbandonare il suo jab, dando a Holyfield la possibilità di aggiudicarsi questo round, contrastando il montante di Foreman con un gancio stretto e poi scaricando 15 pugni consecutivi. Holyfield probabilmente pensava che fosse una buona idea affrontare in maniera diretta Big George per continuare il suo lavoro demolitorio, ma Foreman ha sfruttato questa opportunità facendo buon uso della sua guardia per accorciare la distanza ed infliggere pesanti colpi a Holyfield, il cui ritmo di lavoro e la mobilità si sono notevolmente rallentati nel quinto round. I colpi al corpo di Foreman hanno convinto Holyfield a abbassare la guardia e sembrava quasi che Big George non potesse sbagliare con il suo destro. A quel punto l'angolo di Holyfield gli ha giustamente suggerito di muoversi subito dopo ogni colpo, ma Holyfield ha sostanzialmente ignorato questo consiglio per tutto il sesto round, finendo per venire sbalzato con un gancio verso la fine del round, per poi continuare ad affrontare Big George in maniera pericolosamente diretta anche nel settimo round. Questa sua scelta ci ha regalato uno dei round più emozionanti nella storia del pugilato. Un destro al volo di Foreman si è schiantato contro Holyfield mentre cercava di svincolarsi da un angolo, e Big George è passato all'offensiva, scegliendo abilmente il tempo per arcuare il suo destro sopra la spalla di Holyfield. Holyfield, il capoccione, ha sempre avuto la tendenza di avanzare con la testa, per trovare una certa sicurezza a distanza ravvicinata. Ma con la guardia incrociata di Foreman, significava che Holyfield semplicemente avrebbe sbattuto la sua capoccia contro i gomiti di Foreman. Insomma, le cose sembravano andare bene per Big George, ma poi, con tutte le opzioni difensive neutralizzate, Holyfield ha fatto ciò che pochi avversari di Big George avevano fatto in precedenza. È passato all'offensiva, lanciando 20 pugni di fila. Holyfield stava approfittando del fatto che Foreman non poteva contrattaccare bene dalla sua guardia incrociata. Così Big George è stato costretto a fare del suo meglio con la sua guardia, finché Holyfield non avesse smesso di colpire. Ma Holyfield non smetteva. Fortunatamente per Foreman, la guardia incrociata fa un ottimo lavoro nel fermare i pugni a metà della traiettoria, dissipando almeno parte della loro energia anche quando vanno a segno. Tuttavia, la feroce offensiva di Holyfield ha prodotto una serie di colpi puliti, ed è davvero un miracolo che Foreman ne fosse uscito sulle proprie gambe. Dopo una breve pausa, Big George è tornato subito all'attacco, scatenando su Holyfield parecchi degli stessi montanti che avevano messo al tappeto Ron Lyle tanti anni prima. Ora i due gladiatori sembravano troppo esausti per fare qualsiasi cosa, e nessuno poteva prevedere come potesse svolgersi il resto dell'incontro. E infatti, nell'ottava ripresa, entrambi sembravano dell'idea di riprendere fiato. Holyfield girava in cerchio e lanciava jab, a volte seguiti da sporadiche combinazioni di pugni. Foreman semplicemente avanzava, assorbendo la maggior parte dei colpi sulla sua guardia. Tuttavia, nel nono round, era chiaro che Holyfield si era ripreso, mentre Foreman no. Holyfield ha segnato due belle combinazioni, alle quali Foreman non ha avuto risposta, e così Big George ha chiuso il round in grossi guai. Ma poi, nel decimo round, Foreman ha sorpreso tutti una volta di più. Un time out veloce a metà del round per sistemare il guanto di Holyfield ha dato a George un momento
momento di riposo in più e Foreman ha sfruttato bene la sua opportunità. È ripartito con un ritmo molto più veloce, ha tagliato il movimento laterale di Holyfield con ampi ganci al corpo e lo ha provocato abbassando le mani. E ha funzionato, con Holyfield di nuovo dritto di fronte a Foreman, con entrambi che sono andati a segno più volte, ma alla fine sembrava che fosse proprio Holyfield ad avere avuto la peggio. Colpendo e allontanandosi, Big George sapeva riconoscere bene un avversario ferito quando lo vedeva e ha piazzato una formidabile combinazione di 1-2 costringendo Holyfield a legare. Troppo stanco per proseguire, Foreman ha permesso a Holyfield di legare per il resto del round, anche se ha piazzato un bel colpo proprio alla campana. Tutto sommato, gli ultimi round avevano dato a Holyfield un vantaggio nei punti ed era chiaro che Foreman avrebbe avuto bisogno di un KO per vincere. Nell'undicesima abbiamo rivisto grosso modo lo stesso copione, con Holyfield che penetrava la guardia di Foreman con le sue rapide raffiche, scaricando abbastanza pugni per entrare nella guardia incrociata di Foreman 1-2 volte prima di ripiegare fuori portata o di legare. Big George ha cercato disperatamente un risolutivo colpo da KO, ma Holyfield non ne voleva sapere di essere messo al tappeto all'ultimo round, e così ha legato e talmente a lungo che l'arbitro ha addirittura dovuto spingerlo via con la forza. Mentre il cronometro avanzava, Foreman ha messo a segno qualche bomba, ma non quel colpo decisivo di cui aveva bisogno per far cadere Holyfield al tappeto. E così è suonata l'ultima campana. Foreman aveva dato il massimo, ma dopo un match davvero memorabile è stato Holyfield a vincere l'incontro per decisione unanime. Big George Foreman, che battagliava 12 round in un combattimento del genere con il campione del mondo, un combattimento che era stato su loro di vincere per diverse volte, sembrava a molti l'incredibile ultimo risultato di un grande pugile, sì, ma ormai invecchiato. Del resto, chi avrebbe potuto chiedere più di così? E se poi Foreman voleva continuare a combattere, quando gli sarebbe mai più capitata un'occasione come questa? Lo sanno tutti, non è così che funziona nel mondo della box. Beh, non per Big George, che invece ha avuto un'altra possibilità. Infatti Holyfield finì per perdere il suo titolo contro il mancino Michael Moorer, un Moorer che era più che felice di combattere con Big George Foreman. Moorer vedeva il combattimento con Foreman come una vittoria facile su un avversario comunque di alto profilo, ma George Foreman, ora 45enne, aveva altre idee. Presagendo il momento catartico, la notte del combattimento Foreman indossava gli stessi pantaloncini che aveva indossato contro Ali 20 anni prima per la Rumble in the Jungle. E come è emerso, Foreman sembrava molto di più il pugile che era stato quando aveva indossato quei pantaloncini l'ultima volta in Zaire. Per prima cosa, tutti sono rimasti sorpresi nel vedere che Foreman aveva completamente abbandonato la sua guardia incrociata. Ci sono diverse ragioni per cui Foreman può aver scelto di farlo, ma forse la principale era che Foreman voleva che le sue mani fossero sempre in posizione per contrattaccare Moorer. Qualcosa di impossibile se avesse implementato la guardia incrociata. Gli effetti di questo cambiamento di stile di Foreman sono stati immediatamente evidenti. Un ovvio aspetto negativo era che Foreman era molto più aperto e di conseguenza molti più colpi oltrepassavano la sua difesa di quanto normalmente facesse. Questo era complicato dal fatto che, affrontando un mancino, i due pugili avevano i piedi opposti in avanti, rendendo più semplice trovare il contatto con il pugno posteriore. Il lato positivo era invece che questa posizione era favorevole per il destro di Foreman. Ma la cosa strana era che i pugni di Big George sembravano non avere lo stesso effetto su Moorer che avevano avuto su Holyfield, un uomo con una mascella molto migliore. A molti osservatori sembrava che George Foreman avesse semplicemente cominciato a sentire il peso degli anni, ma in realtà questa era l'astuta trappola tesa da Big George. Così Teddy Atlas, l'allenatore di Moorer, diede al suo pugile due indicazioni. La prima era di variare la sua distanza, certamente un ottimo consiglio. La seconda era di rilassarsi, poiché ora sapeva di non temere i pugni di Big George. Né Atlas né Moorer sapevano che quei pugni fiacchi di Foreman facevano parte del suo piano. Di nuovo, nei successivi round, la leggendaria potenza dei colpi di Foreman era misteriosamente assente. Per contro, una volta trovato il ritmo, le abilità pugilistiche di Big George sembravano migliori che mai. Mentre ci si sarebbe aspettato che Foreman potesse trovarsi in difficoltà contro un mancino, Big George sembrava perfettamente a suo agio. La testa e la spalla di Moorer erano più vicine al sinistro di Foreman, rendendo ancora più facile manipolare la sua guardia e sbilanciarlo. Moorer spesso schivava il jab per trovare un nuovo angolo per impostare il suo prossimo colpo. Ma ora Foreman usava l'estensione del suo jab per disturbare Moorer, squilibrandolo e spostandolo direttamente verso i suoi pugni. Con la sua postura, il destro di Foreman era di solito troppo lontano per bloccare efficacemente Moorer. Tuttavia, Foreman poteva incrociare il pugno destro con la spalla sinistra di Moorer e questo lo proteggeva efficacemente da entrambe le mani mentre si muoveva in relativa sicurezza. Inoltre, Foreman non cercava
cercava di stare sulla difensiva, piuttosto cercava il contrattacco. Anche se George era nettamente più lento, gli anni di esperienza lo hanno aiutato a leggere meglio i movimenti di Murer, così da intercettare diversi dei suoi diretti prima che potesse completare il movimento. Queste tattiche, unite a una generosa dose di jab di ritorno, assicuravano che, anche se Murer avesse potuto andare a segno molte volte, avrebbe pagato un piccolo prezzo per ogni pugno scagliato. Sfruttando il suo successo nei precedenti round, Foreman ha iniziato a abbassare la mano destra di Murer per far spazio al suo destro. Ma nonostante diversi colpi pesanti di Foreman andassero regolarmente a segno, Murer manteneva un comodo vantaggio sul punteggio e sembrava perfettamente disposto a scambiare con Big George. Alla fine del quinto round, Teddy Atlas aveva iniziato a sospettare qualcosa e aveva esortato Murer a combattere con più cautela, chiedendogli di anticipare i suoi colpi per poi uscire immediatamente dalla portata di Foreman. Ma Murer lo ha ignorato. Dopo che Foreman aveva ingannato Murer in modo che rispondesse ai jab schivando per poi impostare i suoi colpi, il campione in carica sembrava aver perso la calma e ha deciso di affrontare il suo avversario in maniera molto diretta. Foreman ha assorbito i pugni di Murer e ne ha piazzati parecchi a sua volta. Per tutti coloro che guardavano sembrava ormai certo che Foreman avesse perso la sua leggendaria potenza, quella che gli avrebbe permesso di chiudere l'incontro in quel frangente. Ma poi Murer è stranamente inciampato gli ultimi secondi del round. Nella settima ripresa, Foreman ha cambiato le carte in tavola, cominciando a fare cerchi attorno al suo avversario, ma lo ha fatto nella direzione contraria a quella che normalmente si fa nei confronti di un mancino. In quel momento non era del tutto chiaro perché Foreman lo stesse facendo. Probabilmente stava testando una strategia che poi ha deciso di abbandonare. Ad ogni modo, quando Murer attaccava, scommetteva sul fatto che avrebbe potuto avere la meglio grazie alla sua velocità. Quando era invece Foreman ad attaccare, scommetteva sul fatto che avrebbe potuto incassare i colpi del campione e, pur avendo la peggio, poteva mettere a segno qualche colpo che Murer non aveva visto arrivare o semplicemente dal quale non aveva cercato di difendersi. Alla fine del round il ritmo di lavoro di Murer era notevolmente rallentato e anche se aveva messo a segno più colpi, stava di fatto indietreggiando. Murer potrebbe non aver compreso perché il suo corpo non stesse facendo quello che lui voleva che facesse, ma George Foreman lo aveva compreso sicuramente. L'ottavo round è iniziato bene per Big George, che ha messo a segno diversi destri. Questo ha spinto finalmente Murer a seguire l'indicazione del suo allenatore di aumentare il ritmo. Alla fine del round il campione ha trovato un'apertura e ha sferrato un attacco, infierendo su Foreman fino a quando la campana gli ha concesso una breve tregua. Murer ha continuato l'assalto anche nel nono round. I destri stretti e scattanti di Foreman continuavano a farsi strada attraverso la guardia di Murer, ma venivano notati appena dal pubblico e, stranamente, dallo stesso Murer. Ormai sembrava una certezza che questo sarebbe stato un ripetersi del combattimento contro Holyfield, con l'ex campione anziano che si avvicina un po' alla vittoria, ma alla fine non raggiunge l'obiettivo. E peggio ancora, sembrava che Big George avesse perso la potenza che gli aveva dato una possibilità di avere la meglio nei round finali con Holyfield. Dal suo angolo, il grande allenatore Angelo Dundee ha supplicato Foreman di andare alla carica, dicendogli che erano molto indietro coi punti. In pratica era adesso o mai più. Ed è stato solo in quel momento che Big George Foreman ha svelato al mondo il tranello che aveva teso a Murer per tutto l'incontro. All'improvviso Foreman è apparso due volte l'uomo che era stato nel round precedente. I suoi pugni erano due volte più veloci e colpivano due volte più forte. Per la prima volta Murer ha avuto un assaggio della vera potenza di Foreman. Vediamo come la testa di Murer viene completamente sbilanciata ad ogni colpo. Foreman ha anche aumentato il ritmo, lanciando ampi ganci capaci di attraversare la guardia di Murer e di stordirlo. Continuava anche con gli stessi diretti stretti che aveva utilizzato durante tutto il match, ma la differenza è che adesso li stava caricando davvero. Murer è indietreggiato, senza dubbio confuso quanto gli spettatori. La verità era che Foreman aveva ingannato Murer fin dall'inizio. Sapeva di poterlo sì mandare al tappeto, ma dal momento che non c'era la regola di interruzione per tre knockdown, Foreman aveva capito che non doveva mostrare subito la sua vera potenza a Murer, perché l'ultima cosa che Foreman voleva era che Murer sopravvivesse a diversi knockdown e poi usasse la sua sofisticata tecnica a distanza per batterlo ai punti. Al contrario, Foreman aveva ingannato Murer facendogli credere di poter combattere in maniera più diretta, mettendo abbastanza potenza nei suoi pugni per far male, ma non abbastanza da spaventare Murer e fargli prendere un approccio più prudente. Se Murer avesse sospettato ciò che Foreman stava facendo, avrebbe sicuramente evitato di subire tanti colpi, seppur non pesantissimi. Questo finché, da apparente preda, Foreman ha mostrato i denti ed è andato alla carica a tutta velocità. Lo stesso George Foreman ha descritto quei momenti con queste parole:
Ho lanciato un jab sinistro affilato, poi un destro che lo ha colpito sulla fronte, così forte che mi ha fatto male la mano. Non volendo mollarlo finché non fosse caduto, ho deciso di portare il secondo colpo un po' più in basso. Questo secondo diretto di Foreman ha girato perfettamente il mento di Moore e il campione del mondo è crollato al tappeto. Ha battuto non da questo singolo pugno, ma dagli innumerevoli che Big George lo aveva indotto ad incassare nel corso dell'intero incontro. 20 anni dopo che Muhammad Ali aveva ingannato Foreman per strappargli il titolo, Big George aveva ingannato Moore per riprenderselo. Foreman aveva usato l'orgoglio di Moore contro di lui, proprio come Ali aveva fatto con Foreman tanti anni prima in Zaire. Il grande George pareva incredulo mentre l'arbitro contava Moore, poi cade a terra e pregò. Il suo destino si era compiuto. Questa fantastica vittoria di Foreman è stato l'ultimo eco dell'era dorata del pugilato dei massimi. Un trionfo finale per uno dei tre uomini straordinari che hanno definito una generazione. Amici, se l'essenza del campione è la capacità di rialzarsi dopo la peggiore delle sconfitte e lavorare duro per risalire la china e tornare alla vittoria quando tutti ti danno per spacciato, beh, se questo allora non c'è campione più grande di Big George Foreman. That is not a fact, what you're saying. The fact is, I can become heavyweight champion of the world if I want to at any age. Se ti è piaciuto questo video, schiaccia quel bottone ed iscriviti al canale. Al prossimo video di Ulisse, la tua guida nel mondo.